Bella ragazzi, sono Robby Dudisco del canale Sneakers Facts, dove dimmi che scarpe hai e ti dirò chi sei. E siamo qui anche oggi per una nuova review per la categoria My Sneakers. E la scarpa che vi presenterò oggi, come vedete questo tripudio di bellezza, è la Air Jordan 9 Retro. La prima Air Jordan 9 è stata rilasciata nel 1993, poi la seconda nel 2002 e poi dal 2010 in poi è stata rilasciata una caterva di Jordan 9, sempre versione retro con delle colorway veramente allucinanti. La Air Jordan 9 è stata la prima sneakers della casa Jordan a non essere stata indossata da Michael Jordan, appunto, durante le partite NBA. Anche se le troviamo nei piedi della statua situata a Chicago, ritraendo Michael Jordan nel classico logo Jumpman, che gli è stata dedicata negli anni 90. Perché le Air Jordan 9 sono arrivate proprio quando Michael Jordan annunciò il suo ritiro dalla pallacanestro. Quindi di conseguenza non sono state proprio scarpe che lui non ha mai indossato, perché come dicevo poco fa, le ritraggono nella statua a lui dedicata e quindi queste scarpe sono rimaste famose, bloccate nel tempo, ma solamente lui non ha mai giocato con questa sneaker ai piedi. Le Air Jordan 9 ovviamente le troviamo anche nel film di Space Jam, quando Michael Jordan fa la sua entrata nella palestra dei Looney Tunes pronto ad allenarsi contro i Monsters, e troviamo infatti le Air Jordan 9 con la colorway Space Jam Black and White. Che comunque della Air Jordan 9 Space Jam c'è poco da dire, perché è stata la nascita della Jordan 9 e ha dato vita a tutto quello che poi è venuto dopo. Le tre colorway che troviamo qui sono la Jordan 9 Retro Antracite, la Jordan 9 Space Jam e la Jordan 9 Black Bottom. La Jordan 9 Black Bottom in realtà fu un errore di fabbrica. Perché? Perché dovendo riprodurre la Jordan 9 Photo Blue, che aveva la gomma bianca, fu riprodotta nera. Così, invece di scartare la scarpa per, diciamo, guarire l'errore, è stata così inventata la Jordan 9 Black Bottom. Quindi facciamo un errore e facciamoci su i big money. E poi ci sono le Jordan 9 antracite, che prendono spunto dal colore della statua di Michael Jordan che citavo poc'anzi, anche se in verità la statua di Jordan è composta di bronzo e granito nero, ma il colore ricorda molto il minerale antracite, quindi è stata inventata la Jordan 9 antracite. Il prezzo di release delle Jordan 9 fu di circa $170 e se vi interessa sotto potete trovare il link Amazon proprio per acquistare alcuni modelli di alcune colorazioni. Se io posso dare un parere personale per quanto riguarda questa Jordan, l'ho comprata con molta ansia di averla, di possederla, di provarla, e sono rimasto un po', diciamo, deluso. Ma non riesco a camminarci per più di 2 ore, 3 ore di fila. Mi è capitato settimana scorsa di stare fuori tutta la giornata con queste piedi, ho avuto un mal di piedi allucinante, perché mi risulta per il mio piede una gomma molto, ma molto rigida. Ma nel mio caso personalissimo devo dire che questa scarpa è più bella che è comoda. Io comunque voglio ringraziare Ricky Snice e Carlo Oliverio per avermi prestato le loro due versioni, la Space Jam e la Black Bottom, così da potervela fare vedere, quindi yeah. Nell'acquistare una Jordan 9 sono stato molto indeciso nella colorway, perché come dicevo prima ce ne sono veramente tantissime colorway e sono una più pazzesca dell'altra, ma io avendo poche sneakers scure tra il nero e il grigio ho voluto azzardare questo acquisto e prendere le Jordan 9 antracite, che tra le tante è quella che più mi ha stuzzicato, diciamo, la curiosità. E devo dire che è esteticamente una bellissima scarpa, come le sono tutte le altre colorway, cioè avendo i soldi le prenderei tutte se non fosse per la scomodità che crea a me nel mio piede. Però le Jordan 9 antracite mi piacciono veramente tanto, soprattutto ai piedi, con bei shorts, dei pantaloncini lunghi da basket. Stanno molto molto bene con un calzino bello alto. E se vi interessa, settimana scorsa ho fatto uscire l'unboxing delle Jordan 9 antracite, che potete trovare sotto nelle descrizioni. Ragazzi, io vi ringrazio sempre per sostenere il progetto Sneakers Facts. Stiamo crescendo, abbiamo appena sorvolato i 2400 iscritti, bomba. Nel gruppo Telegram siamo veramente diventati quasi un centinaio, e
vai, entrate. Vi ricordo che sotto nella descrizione troverete i vari link ai social network, che sono il mio profilo Facebook, il profilo Instagram Sneakers Facts, il link per entrare nel gruppo Telegram Sneakers Facts. Se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, commentate e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Come glielo devo dire? Iscrivetevi al canale, Rigaz. Quindi, Rigaz, da Robby to Disco, Sneakers Facts, anche per oggi è tutto. Ci vediamo venerdì con un prossimo video. Ciao!